una cosa che mi interessa, mi piace tanto, è raggiungere un luogo in cui la musica non ha confini, né tra i generi e né tra... non ha limiti. Il mio prossimo album, omaggio alla chanson francese, si chiamerà Chanson e uscirà a novembre 2021, alternando un disco da cantautrice a un disco da interprete che sto vivendo con un giusto passo la mia vita musicale, perché sono molto appassionata delle canzoni degli altri, quelle anche molto famose, dei repertori del mondo, e un secondo disco da interprete ho deciso di dedicarlo alla chanson francese, sempre grazie a un incontro con il produttore dei Nouvelle Vague, Marco Collin, che mi ha proposto di omaggiare i grandi autori francesi, che pochi sanno essere stati autori di canzoni che sono diventati grandi standards, per esempio The Good Life, che cantava Frank Sinatra, La Belle Vie, oppure My Way, Comme d'habitude. Ovviamente ci sono delle canzoni che ho deciso di cantare in italiano, perché è la mia lingua, e mi faceva piacere fare una proposta simile, come La Vie en Rose, che ho cantato in realtà ho lasciato un grande spazio all'inizio per farla cantare al pubblico. Una canzone che è nel nostro DNA, nel DNA del mondo, come poche altre canzoni. E quindi ho detto, facciamola cantare all'ascoltatore prima. E poi comincio io in italiano, una versione adattata.